Buongiorno, siamo partiti da Pozzallo, stiamo arrivando ad Ispica e concluderemo il nostro secondo weekend di Sicilia Vera. Ad Ispica ci aspettano i sostenitori e faremo la ricotta. Sì, sì, la ricotta bella fresca. Stanotte Gianni Polizzi ci ha massacrato in giro, poi ci ha portato, dopo che siamo stati col Vittoria Calcio, tanti amici lì, siamo stati in questo meraviglioso ristorante dove si mangiava tutti i tipi di carne, tutti, non avete idea. Dopo che abbiamo finito, siamo stati proprio al ristorante Le Braci, anzi, come dice Valeria, siamo stati allo Stockhouse, anzi è scritto Steakhouse, quindi come si pronuncia? Steakhouse, comunque è scritto così, va? Quindi siamo stati allo Steakhouse Le Braci, così si pronuncia, Steakhouse, Le Braci. Oh, dopo che siamo stati alle Braci, Polizzi, Maspolo, ora vi faccio vedere un pezzo di movida vittoriese. Me, c'era onestamente tutto e di più, i dolori romantici, che c'era Freschetto pure, e vabbè, però è stato bello, abbiamo incontrato tanti giovani. Voglio ringraziare anche il Vittoria Calcio che ieri mi ha omaggiato della maglietta numero 10, oltre che di una meravigliosa, una bellissima torta, li ringrazio. Guardate che condizioni sono qua oggi. Oh, guardate, non riesco manco a vedere, vedete, ho questo sollevato perché qua sotto i piedi ho quest'altro. Ieri d'altronde a Vittoria, quando andiamo, i risultati sono questi. Guardate qua. Ecco. E l'abbiamo dovuto bloccare perché li stavano mettendo anche da questo lato. Ho detto, ragazzi, io devo tornare a casa, ho bisogno di spazio per viaggiare. Guardate qua che meraviglia, guardate. Tutto questo, vedete? Tutto questo, guardate un po'. Chi ce l'ha regalato? Giuseppe Celio, ieri ci siamo stati rivisto, guardate qua, vedete, siamo pieni ovunque, oh, pieni ovunque. Giuseppe ieri, ecco, sono pomodorini, sono melanzane, non so altro là cosa c'è, guardate, incredibili, il nostro oro. Oh, praticamente, vedete, ci entra a malapena la generosità dei vittoriesi. Ah, ecco qua, almeno porto qualche cosa anche di genuino a casa. È stata ieri anche una bella giornata, anche a Ragusa abbiamo individuato uomini e donne giuste, che i nomi li sveleremo il 9 di aprile,
il 9 di aprile venita alle ciminiere di Catania, sabato 9 aprile alle 9.30, e avrete modo di cominciare a conoscere un 40-50% delle candidature, quindi uomini e donne che già sono pronte a scendere in campo con Sicilia Vera per le province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta. Quindi la Sicilia orientale, ripeto, Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta. E questo ovviamente già mette in evidenza il lavoro che in queste settimane è stato fatto, tanto da Danilo Lo Giudice pure, che si è trovato in giro prima di me. Guardate che bello, eh? Oh, ecco. Guardate che bello. Stiamo arrivando ad Ispica. Sentite il motore come fa, eh? Una bomba, una bomba. E quindi vedrete il lavoro che è stato fatto. Avete cambiato l'orario anche voi? Oggi si è dormito, avete dormito un'ora in meno? Infatti la domenica noi la nostra diretta la facciamo alle 8 per farvi dormire qualche ora in più. È cambiato anche l'orario, quindi magari per alcuni ancora in questo momento si è fuori orario. Continuano ad arrivare le richieste di iscrizione a Sicilia Vera. Questo ovviamente è importante, negli incontri ieri che abbiamo fatto anche a Comiso, alla Cate, l'abbiamo anche ribadito, come stamattina ho avuto degli incontri a Pozzallo prima di partire, abbiamo ribadito il valore e l'importanza della iscrizione a Sicilia Vera. Si prosegue a Messina il nostro Federico Basile. In questi giorni Purino l'ho lasciato solo, però ormai lavora e cammina in autonomia, e questo mi fa molto piacere. Ieri ha presentato le sei liste, le prime sei liste alle municipalità, e oggi viene inaugurato il comitato della prima municipalità a Giampilieri Marina. Vediamo se io riesco ad arrivarci, vengo pure io. Alle 17.30 il comitato è sulla statale 114 al chilometro 15, e alle 19 invece verrà inaugurato il comitato della seconda circoscrizione in via Marco Polo 335. Quella Giampilieri Marina, per intenderci, è dove c'era il mitico negozio Urbano, mitico, conosciutissimo. Ci hanno messo a disposizione la famiglia Urbano quell'immensa struttura, e alle 17 saremo lì, ripeto, ore 17.30, Giampilieri Marina, sulla statale 114 chilometro 15, dove c'era il negozio di articoli da regalo e non solo di Urbano. Alle 19 invece sarà inaugurato il comitato, la sede della seconda municipalità, che è situata in via Marco Polo 335. L'inaugurazione ci saranno ovviamente il nostro Federico Basile, ci saranno anche i nostri candidati alla presidenza della municipalità, ci saranno anche i candidati, quindi i candidati della prima lista
della circoscrizione 1, quindi municipalità per me, municipalità, la prima municipalità e la seconda municipalità. Vedete di essere presenti perché è importante che ognuno di voi faccia sentire la propria presenza, la propria presenza, soprattutto per i nostri candidati a sindaco, a presidente della municipalità, è importante. Per il resto ancora non arrivano i candidati del centrosinistra, del centrodestra. Centrosinistra c'è un'indicazione del PD, ma ancora l'intera coalizione non ha sciolto il nodo. Qua si vedrà di quale pasta è fatta Messina Comune e Messina dal basso, pare che si chiama, no? E se sono i soliti soggetti di sedute spiritiche, oppure per come è stata la loro reazione ci sarà invece una presa di posizione. Andiamo un pochino più avanti, siamo arrivati a Ispica nel frattempo, quindi capiremo come la situazione si metterà, se effettivamente ci sarà questa reazione. Va bene, io ora vi devo lasciare perché guardate, qua ho pure difficoltà a muovermi, guardate qua come siamo combinati, ecco qua. Oh, vi faccio vedere pomodorini, melanzane e poi sono arrivato ad Ispica, guardate che bello Ispica, eh? Ecco qua, guardate, 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 questo è il nostro impianto di condizionamento, qua già abbiamo dei sostenitori che ci aspettano, ci offrono il caffè, vedete? Ecco qua, ecco qua. Benissimo, allora possiamo scendere, io vi saluto, ci sentiamo al ritorno, al ritorno quando saremo, faremo il punto della situazione. Buona giornata e buona domenica.